Stiamo per partire per un nuovo breve viaggio, breve ma intenso, CarTube. Ospite di questa settimana è Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Partito Democratico, ma con lui non parleremo solamente di politica, ma anche di calcio, perché insomma io poi ho portato la polo celebrativa dell'unico campionato europeo vinto dall'Italia nel 1968, anzi dietro non ve lo farò vedere perché insomma dovrei fare lo strip, ma insomma c'è tutta la formazione a partire da Zoffi in avanti, insomma. Gol decisivo di Anastasi. Bei ricordi. Italia-Jugoslavia 1-0, insomma speriamo di ripetersi. Allora Alessandro, benvenuto, naturalmente ci dirigiamo verso la Mitsubishi, oggi abbiamo una nuova auto messa a disposizione della GP Motors, restate con noi, a tra poco, sigla e poi si parte, CarTube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Eccoci qua. Benvenuto a bordo Alessandro. Grazie, devo, Massimo. Devo capire un attimo, questa è una macchina che tecnologicamente è alla super avanguardia. Ecco, dovremmo esserci. Poi le dimensioni. Io qui mi sa che non riesco a passare. Non vorrei sbagliare. Non rischiare niente. Meglio. Questi amici sono gli inconvenienti. Cioè, ci sono tanti pregi, no, per quanto riguarda queste macchine, però gli inconvenienti che o c'hai già preso la mano o se no diventa un problema. Allora, siamo qui con... Allora, te sei nato l'11 febbraio del 1973. Assolutamente, sì. Ecco, 73. Quindi, insomma, sei... Mi avvicino verso i 50. Pensate che io invece ho brindato i 60 quest'anno, quindi siamo... Porti bene. Sì. Grazie, però insomma, a tutti quelli che, non lo so se me lo dicono per farmi complimenti, dice, ma guarda, non li dimostri, ma sempre 60 sono. Quelli sono, gli anni sono. Allora, Alessandro, diciamo che abbiamo fatto una presentazione... parlando di calcio, è inevitabile, perché insomma poi ci sono tante delle ricorrenze, delle similitudini con il campionato del mondo del 1982. Intanto la finale sarà, parlo della nazionale italiana ovviamente, certo. L'11 luglio, come nel 1982, mi prendono i brividi, e pensa che io da alcuni anni ero ho avuto la fortuna, insomma, di conoscere, di diventare amico di Paolo Rossi, e tutti gli anni, l'11 luglio, gli mandavo un messaggio. Quest'anno purtroppo è il primo anno da quando abbiamo fatto amicizia. Sì. Ma è senz'altro quello, anche per quanto mi riguarda, è stato il primo evento calcistico, perché comunque nell'82 avevo 9 anni, però me lo ricordo benissimo, è stato il primo evento appunto di una nazionale di calcio che mi ha particolarmente interessato e particolarmente
fatto gioire, insomma. Allora, qui siamo a quella che doveva essere la madre di tutte le rotatorie. Ora, per fortuna c'è anche il rosso, così ci fermiamo. E te, da consigliere comunale, hai da dire qualcosa, insomma, rispetto a questa rotatoria che doveva nei progetti essere già operativa. Sì, ho da dire qualcosa, l'abbiamo anche già detto in consiglio comunale più volte con gli altri colleghi. Questa era senz'altro l'opera pubblica più rilevante di questa amministrazione, ma meglio dire anche della prima amministrazione Ghinelli. Quindi sono 6 anni che questa rotatoria viene più volte citata, più volte data per lavori iniziati, promesse sui lavori che finiscono, ma ad oggi di fatto il cantiere è iniziato a gennaio del 2020, ma si è subito fermato. Qui c'è senz'altro un intervento importante per la città, quindi i commercianti, gli abitanti, specialmente via Fiorentina e via Marco Peregno lo attendono da anni, però c'è questo impasse che non viene superato dall'amministrazione comunale e questo è un grande problema. Ma che va risposto qualcosa il sindaco, nonostante l'assenza, insomma, quando c'è stato, ha detto qualcosa. Ma il sindaco no, perché poi trovarlo non è facile, neanche in consiglio comunale. Diciamo che ci ha risposto l'assessore alle opere strategiche, perché abbiamo scoperto appunto che c'è anche un assessore alle opere strategiche, Accidenti. che è l'assessore Sacchetti, Strategiche? strategico, Mica male. e che dovrebbe ripartire. Noi attendiamo, senz'altro incalzeremo di nuovo l'amministrazione se i ritardi, si prolungano, perché ripeto, è troppo importante e poi vorremmo anche vedere che questa amministrazione un'opera pubblica la inizia e la finisce, perché questi 6 anni opere pubbliche davvero non abbiamo viste. E non è un bene per la città, questo anche per noi che siamo all'opposizione non siamo contenti, proprio perché la città avrà bisogno di queste opere strategiche, di queste opere importanti. Tra l'altro, te l'hai giustamente sottolineato, un punto vitale, insomma, qui scorre gran parte del traffico cittadino, quindi facendo questa rotatoria con il sottopasso, no, se non vado errato, insomma, si smaltirebbe tantissimo traffico, tantissime code, Sì, insomma. si smalterebbe tantissime code e si permetterebbe di nuovo l'accesso dalla tangenziale in città tramite appunto questo incrocio, cosa che in questo momento per chi proviene dal Casentino no, non può fare. Quindi è un'opera, ripeto, che anche i commercianti di questa zona hanno più volte chiesto, l'hanno più chiesto a tutte le forze politiche e quindi è un'opera che ci aspettiamo che venga conclusa nel più breve tempo possibile. Allora, abbiamo interrotto il discorso iniziale relativo al calcio, proprio perché siamo passati in quella Certo, rotatoria, poi certo. ci ritorneremo anche in alcuni punti della città che toccheremo nel nostro tragitto. Parlo di calcio anche perché te sei, oltre che un tifoso dell'Arezzo, anche un appassionato proprio di questo sport e sei anche dentro una società dilettantistica, no? Giusto? Sì, io circa 20 anni fa siamo partiti con la squadra degli esordienti della Polisportiva San Marco La Sella, che come sapete è un quartiere, diciamo, a sud della città, e siamo partiti con il presidente Padrini e con altri amici a fare questa esperienza, perché c'erano ragazzi della zona che comunque volevano giocare a calcio, e abbiamo poi piano piano, sempre con questo gruppo, siamo arrivati fino alla terza categoria. Siamo passati nella storia per un campionato, il primo campione di terza categoria, per aver totalizzato 0 punti. Potevamo andare anche a trasmissioni nazionali, perché questa rimane veramente nella storia, Se però c'era Fabio Fazio con il vecchio quelli che calcio, vi invitava subito. senz'altro, senz'altro. E poi piano piano abbiamo continuato a fare questo tipo di attività e siamo arrivati, ora sono 2 o 3 anni che siamo in seconda categoria, che per noi, una piccola realtà di un quartiere di Arezzo che ha una gestione molto familiare appunto di questa società, è una soddisfazione enorme. Quindi ora ci sono altri amici che danno una mano, c'è anche tra l'altro c'è anche il consigliere comunale Giovanni Donati che è con me alla dirigenza. Quindi diciamo che alterno anche questa grande passione per lo sport, per il calcio, ma devo dire che sono appassionato anche un po' di tutti gli sport. C'è un po' il ritorno al vecchio calcio di una volta, c'è questo istinto da parte di molti tifosi a
insomma, c'è un'overdose di calcio professionistico che lascia un po' a desiderare. Io ti cito un esempio, no? A Firenze c'è questo centro sociale Le Boschi che sta facendo cose incredibili, no? Ci sono migliaia di tifosi che lo seguono. È diventato un fenomeno del quale si sono occupati tanti media, insomma, Massimo, ecco, da quando ho iniziato a fare il dirigente in questa città, ma anche da quando, insomma, ero più piccolo, veramente il mondo, parlando di calcio, è veramente cambiato. Io mi ricordo che la partita in Serie A, per esempio, era solo esclusivamente la domenica pomeriggio. 14:30 inizio, si ascoltava tutto il calcio per un minuto, poi si vedeva un ventesimo minuto, si giocava la schedina, perché anche questa è poi una cosa che mi sembra che ormai il sabato sera fino alle 10:30, poi chiuso i lavori. Assolutamente, questa è una tradizione che io capisco, anche tutte le risorse, i soldi, i sponsor che girano intorno al calcio, che in alcuni senz'altro in alcuni aspetti lo hanno fatto anche diventare anche il nostro campionato comunque un campionato all'avanguardia e uno dei migliori senz'altro d'Europa. Però la sana tradizione di giocare tutti in contemporanea, di evitare questo spezzatino di insomma, era un'altra cosa, era veramente un'altra cosa. Ora non si capisce mai quando gioca uno, gioca l'altro. L'attenzione e la partecipazione è minore, e anzi ben vengano esperienze come quelle che ha citato, ma ben vengano anche tutte le esperienze dilettantistiche che ci sono nella nostra provincia, perché noi veramente abbiamo una serie di squadre dalla Serie D in giù, veramente un grande bacino di squadre, di ragazzi che giocano, di dirigenti che si impegnano, sia nel settore, diciamo, della federazione, ma anche nel settore amatoriale, che è veramente un'altra fucina di attività importantissima. Guarda, ieri c'è stato un episodio che secondo me non va sottovalutato, no? Ora, direi che trovare un po' il bersaglio è una cosa un po' troppo semplicistica, no? Perché il fenomeno, forse questo può essere anche la punta dell'iceberg, però Donnarumma che aveva giocato fedeltà al Milan, si batteva il petto, eccetera, eccetera, poi è arrivato Raiola, il Milan gli ha fatto un'offerta e lui ha rifiutato 8 milioni e mezzo di ingaggio, ha detto sono pochi, e insomma va via dal Milan, il Milan gli ha fatto uno sbarramento, eccetera. Però insomma sono situazioni che davvero ti fanno meditare, ma dove diavolo stiamo andando? Come una nave senza timone. Allora, non ci sono più chiaramente i calciatori di una volta, ma è uscito così, mi viene in mente Antonioni, Bruno Conte. Ma ieri è stato fischiato. Fischiato e da una parte anche ha ragione. Insomma. Però ecco, i giocatori bandiera come appunto sono stati, diciamo, Antonioni, Bruno Conti, Totti, Del Piero se vogliamo, Zoff, insomma, non ci sono più. Donnarumma secondo me dal punto di vista calcistico è molto molto bravo, sì, forse è un ragazzo che ha esordito molto in età molto giovane in Serie A, non è stato capace a gestire personalmente alcuni affari, appunto alcune le questioni legate all'ingaggio, e chiaramente i procuratori sono forse un altro aspetto estremamente negativo di questo calcio. Sì, poi certi procuratori, perché poi ci sono tanti procuratori che svolgono il loro lavoro in maniera diciamo lineare. Come al solito non si deve generalizzare, però sì, insomma però, ci sono alcune figure molto molto controverse, diciamo così. Rifiutare, poi soprattutto le parole che disse Raiola, no? Una ventina di giorni fa. La proposta è irricevibile, neanche gli avessero offerto chissà che cosa, cioè stiamo parlando, ma poi no, in un paese, guarda, non voglio fare il moralismo spicciolo da due soldi, però insomma in questo momento, questo è un argomento che toccheremo, insomma, l'altro giorno sono venuti fuori i nuovi dati dell'Istat, cioè, ci sono 2 milioni di famiglie, cioè quindi cioè, non è che 2 milioni di persone, 2 milioni di famiglie che sono sotto la soglia della povertà. Ragazzi, cioè, ci dovrebbe essere anche appunto un buon senso da parte di chi
veramente ha la fortuna, va bene, di avere senz'altro le doti importanti per giocare, ma anche la fortuna di svolgere comunque un lavoro che è un lavoro che è prima di tutto dovrebbe essere un divertimento. Quindi bisogna un pochino riportare tutto nei binari giusti, in particolare in questo, come giustamente dicevi te, in questo momento. Allora, siamo entrati in una zona che, insomma, è stata tema di tante polemiche, discussioni. Tra l'altro io ci ho vissuto fino all'età di 9 anni, quindi, insomma, quindi la conosci bene. Sono un fedelissimo della Colombina. Ci accomuna anche in questa passione. Questo abbiamo qualcosa, più di qualcosa in comune, questo sicuramente. E stiamo andando verso, perché insomma le polemiche non arrivano mai da sole, verso questa via Fabio Filzi, dove c'è questo stabile sul quale te hai fatto un bel po' di interrogazioni, insomma, hai protestato, tra l'altro. Ora è senso unico, quindi dobbiamo rifare tutto il giro, però insomma. Sì, una volta diciamo che via Fabio Filzi era famosa perché c'era un negozio che si chiamava Bob Sport, che faceva angolo con De Vittorio Vento, che era un negozio degli articoli sportivi. Vabbè, l'altro ora non c'è più e quindi non si fa pubblicità. E è diventata famosa perché c'è stata questa scelta, che noi non abbiamo assolutamente condiviso dall'inizio, da parte della Giunta Ghinelli, di collocare in un immobile presente, che prima era un ex scuola, un ex asilo, di collocarci la nuova sede della Polizia Municipale. Una scelta che per noi è stata appunto dall'inizio una scelta insensata per vari aspetti. Primo, perché andare a insediare un'attività del genere, che prevede comunque la movimentazione di persone, ma di mezzi, soprattutto di mezzi, e anche in emergenza, perché capita spesso che la Polizia Municipale debba uscire in emergenza, quindi collocarla dentro una strada che, come vedremo, ha senso unico, molto stretta, con i parcheggi da un lato, insomma, ci è sembrato veramente una scelta non idonea. E l'altro aspetto altrettanto importante è quello economico, insomma, questo intervento alla fine costerà ai cittadini di Arezzo oltre 6 milioni di euro. Siamo convinti che con queste risorse, e probabilmente con meno di queste risorse, potevamo dare una risposta altrettanto importante per la zona di Saione, per collocare la nuova sede, per esempio nell'area di Vetagliamento, che è un'area comunale dove ci sono già gli uffici del comune, un'area che... c'è tanto spazio a disposizione. C'è molto spazio e dal punto di vista della viabilità è senz'altro una posizione nettamente migliore. Ecco, però anche qui... parole, 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 ma poi qui possiamo anche aggiungere, per fortuna, ancora non se ne è fatto di niente. E c'è un altro problema, un'altra problematica che è venuta a crearsi, no? Quindi via Fabio Filzi. Sì, la problematica è che nel frattempo questo immobile è utilizzato in maniera impropria, abusiva, da senza tetto, e questo crea innumerevoli problemi agli abitanti della zona. L'amministrazione comunale dice che non è responsabilità del comune, perché nel frattempo l'immobile è diciamo di una società che è quella eccoci che qua. Poi eccoci qua, sì. Come vedete appunto la strada è strettissima. Non c'è neanche un marciapiede, perché c'è solamente un percorso delimitato da parapedoni. Dalla parte destra c'è il parcheggio, e questo è il fabbricato che dovrebbe diventare la sede della Polizia Municipale. Quindi, come vedete, ci sono finestre divelte, cioè, quindi segnali evidenti che in questo immobile ci dormono persone che, per l'amor di Dio, hanno senz'altro dei problemi, e quindi non li voglio neanche colpevolizzare. Però l'amministrazione comunale deve far sì che in questo momento, che i lavori non sono partiti. Non sono pochi i mezzi di proprietà dei vigili, no? Immaginiamo tutti i mezzi dei vigili, immaginiamo tutti i mezzi delle persone che devono venire dai vigili, perché comunque dai vigili ci si va per chiedere i permessi, per chiedere appunto i permessi per transitare in ZTL, tutta una serie di servizi. Immagino la confusione e le problematiche appunto anche per gli utenti, per parcheggiare, i mezzi della polizia locale per uscire. Quindi una scelta veramente insoddisfacente. Tra l'altro noi avevamo presentato anche
insieme ad altri consiglieri nella passata consigliatura anche un esposto alla Corte dei Conti di Firenze, che la pratica è ancora lì ferma, non è detto che poi anche arrivi anche un giudizio negativo da parte della Corte dei Conti, perché comunque spendere 6 milioni di euro dei cittadini quando ci sarebbero state delle zone alternative, insomma, è dura da far come decisione da prendere e da accettare. A fronte di questi dati inquietanti che vengono resi pubblici da parte dell'Istat, diciamo, a fronte di questi, di queste notizie che sono insomma, una ferita aperta, che testimoniano che l'Italia è un paese fortemente diseguale, ecco, qui risalta, secondo me, non so cosa ne pensi, il fatto che comunque in questa città si spende poco per il sociale. Ecco, il sociale, gli aiuti, anche i commercianti lamentano una scarsa attenzione, insomma, non solo i commercianti, ma insomma tutti gli imprenditori da parte dell'amministrazione comunale. Sì, allora l'amministrazione comunale si è trovata a gestire di fatto risorse che sono arrivate dal governo della regione e quelle, diciamo, le ha gestite con ritardo, perché mi viene in mente per esempio il contributo agli affitti che per arrivare alla moratoria ci sono voluti mesi e mesi e mesi, ma poi alla fine di soldi propri ne ha messi pochi rispetto alle esigenze che ha questa città, perché come ricordavi te, in questo momento, questa pandemia ha reso ancora più evidenti le diseguaglianze che ci sono tra le persone che stanno bene e quelle che stanno male. È aumentato in maniera drammatica il numero di persone che comunque fanno ricorso per esempio alla Caritas o comunque che hanno bisogno di sostegno. E da questa amministrazione ci saremmo aspettati veramente scelte molto più incisive. Hanno tirato fuori questa storia di questa fondazione che dovrebbe gestire sociale e politiche educative, prima erano due, ora poi sembra che sia una sola, però più che parlare di questa ipotetica fondazione, secondo me bisognava rispondere a questa emergenza con i fatti, e purtroppo non sono state date risposte e non vorrei che questa cosa della fondazione fosse servita per spostare il problema, per spostare l'attenzione a questi reali problemi che sono comunque problemi importanti. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi tra poco per la seconda parte di CarTube in compagnia di Alessandro Caneschi. Restate con noi. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Ed eccoci alla seconda parte con Alessandro Caneschi. Siamo nella strada principale di Arezzo, via Roma, poi via Crispi. Un dolore a me prende, proprio un dolore profondo, entrando per il corso in via Madonna del Prato e vedere tutti quei fondi sfitti, chiusi, affitti. Guarda, uno qui, quando mai si è visto ad Arezzo un fondo sfitto per un mese, due, cioè qui praticamente non facciamo nel tempo a dire smetto l'attività, che dove in 5 minuti c'era qualcuno che si offriva. Sì, i tempi sono, questo è, diciamo, è proprio il segnale che del periodo che stiamo attraversando. Come giustamente ti ricordavi te, prima
appena finiva un'attività in centro c'era subito un'altra attività che riapriva. È un problema reale e anche su questo secondo me l'amministrazione potrebbe in qualche modo incentivare, magari facendo degli sgravi dal punto di vista delle tasse locali, va bene? Perché magari potrebbe appunto consentire a delle attività di riprendere. Chiaramente questo problema c'è in centro, ma non bisogna mai dimenticarsi che la città, il nostro comune, non finisce nel centro, ma è caratterizzato appunto dalla presenza di tantissime frazioni, tantissimi paesi intorno al centro, che sicuramente hanno delle problematiche maggiori rispetto a quelle che ci sono e che lamentano disattenzione da parte dell'amministrazione comunale. Quindi, diciamo, la lista è molto, molto sì, lunga. La lista è lunghissima. Le frazioni sono state negli anni veramente abbandonate. In questi 6 anni senz'altro bisogna fare anche un esame di coscienza, probabilmente anche nella passata consiliatura, l'ultima consiliatura anche di centro-sinistra, senz'altro qualche problemino c'era stato, ma io colloco, diciamo, l'inizio dei problemi delle frazioni, va bene, nel momento in cui sono venute meno le circoscrizioni. Sì. Perché le circoscrizioni erano dei piccoli presidi dell'amministrazione comunale dislocati nelle varie frazioni che davano quelle piccole risposte che poi spesso i cittadini di cui hanno bisogno, cioè dalla buca nella strada, dal camion di ghiaia nella strada bianca, al palo di illuminazione, alla segnaletica orizzontale che magari non si vede più. Ecco, quell'attenzione e quel sentirsi comunque parte di un territorio più ampio. Vero. Questo è veramente una mancanza che non è dovuta a scelte delle amministrazioni locali, ma purtroppo una scelta del governo nazionale, che chissà che non si possa ripetere, magari non con quella forma, ma con altre forme comunque di controllo e di partecipazione da parte dei cittadini delle frazioni. Adesso noi stiamo andando verso un luogo che ci ha dato delle gioie, ma soprattutto tanti dolori, perché il tifoso dell'Arezzo, Alessandro, in curva, sei sempre in curva. Allora, diciamo che io, facendo il dirigente, come abbiamo detto quando prima, puoi, quando insomma, posso non manco, e ho provato un grandissimo dolore, una grande frustrazione, diciamo, vedere quest'anno la fine ingloriosa della nostra società. Non era senz'altro un'aspettativa per questa stagione, senz'altro ci aspettavamo appunto di molto molto meglio, però ecco, sono moderatamente fiducioso per il futuro. Mi sembra che con tutti i problemi che hanno le società comunque a questi livelli, diciamo che a livello di investimenti bisogna riconoscere che ci sono stati anche degli investimenti, e poi Massimo permettimi, ma veramente anche sbagliati Massimo, sì no, su questo sì, questo perché rende ancora più amara la vicenda, diciamo che come in tutte le cose a gestire le risorse ci vogliono persone preparate, va bene, diciamo sì. Così, quindi se ci sono persone preparate arrivano anche i risultati. Però oggi e l'altro giorno è arrivata comunque una consolazione, va bene? Sì. Che poi alla fine è un investimento per il futuro, no? Il fatto che i nostri ragazzi della Primavera 3, che una volta si chiamava Beretti, io la ricordo più come che la Beretti, quindi è la categoria sotto la Primavera, diciamo così, ecco, ci ha dato questa soddisfazione di diventare appunto campione d'Italia. È una cosa veramente, veramente importante e che fa ben sperare appunto anche per il futuro. Sì, ci sono tanti striscioni qui fuori dallo stadio che ricordano tra l'altro anche la vittoria della Coppa Italia che arrivò la bellezza di 40 anni fa e che fu anche un momento molto significativo, no? Al di là della vittoria, ma l'Arezzo veniva da anni e anni veramente di tristezza assoluta, io me lo ricordo, insomma, io mi ricordo un Arezzo Lucchese con 370 paganti, io c'ero, ero in maratona, lo ricordo benissimo, e dissi, ma peggio di così, ero un ragazzetto, insomma, però mi ricordo veramente una depressione, quindi si parla degli anni del 76-77 all'incirca, e dopo piano piano ricominciò a tornare l'entusiasmo.
ci furono degli imprenditori che si avvicinarono, formarono un bel gruppo e lì ci fu veramente la ripartenza, perché quell'anno nel 1981 Alessandro vincemmo la Coppa Italia, poi dopo iniziò il campionato e ci fu una cavalcata vittoriosa che secondo me, cioè io me la porto nel cuore, vabbè, perché nel 1982 ho consumato più benzina con la Vespa, che non te ne rendi neanche conto, tra la redenzione d'Italia, insomma, ero sempre in Vespa. E, però insomma fu una vittoria che veniva fuori da anni e anni, ripeto, insomma, di grande frustrazione, insomma. Ma è innegabile che, allora io personalmente, ecco, come primo ricordo tangibile dell'Arezzo, ho senz'altro quella partita epica di qualche anno dopo, che fu quella del Arezzo Campobasso, che ero in curva, vedere il mitico Menchino Neri, prima disperarsi in quel modo dopo il rigore sbagliato, non ricordo che per farlo rientrare in campo ci fu bisogno di un intervento, insomma, piuttosto massiccio, perché dopo il rigore non voleva nemmeno rientrare in campo, e poi dopo quel gesto atletico, tecnico, che se ne vedono pochi anche oggi, pazzesco. Che veramente ci regalò questo bellissimo e lì l'Arezzo si salvò, perché sì, grazie a quella vittoria andò a Pisa, altrimenti se non avesse vinto, e quindi bastava il pareggio, il Pisa col pareggio era automaticamente, matematicamente in Serie A, e quindi altrimenti sarebbe dovuto andare a Pisa a vincere, e non era, e quindi sarebbe stata, insomma, molto complicata. Lì la partita sarebbe stata giocata, poi magari, che ne so, vinceva anche l'Arezzo, però cioè, doveva fare l'impresa, non era semplice. E poi più recentemente devo dire che il periodo con cui, diciamo, con cui il presidente è stato un aretino, però Mancini, devo dire che comunque ci siamo tolti delle soddisfazioni, abbiamo anche rischiato tra virgolette anche di andare di sfiorare la Serie A, insomma, io mi ricordo con Gustinetti ci siamo andati veramente veramente vicini. Ecco, io dico che vedendo anche esperienze di altre realtà anche più piccole, va bene, mi viene in mente il Montevarchi perché è la realtà più vicina, va bene. Ecco, un impegno che manca da un po' di anni, un impegno diretto di imprenditori aretini, forse rifarebbe riaccendere ancora di più quella passione che c'è. Perché gli imprenditori aretini sono stati presenti negli ultimi anni, alcuni dobbiamo dargli atto, facendo anche delle sponsorizzazioni importanti. Sarebbe ingiusto negarlo, però ecco, mi piacerebbe rivedere la società in mano agli aretini, va bene, perché comunque l'anima che ci mettono comunque persone che sono del posto probabilmente sarebbe necessario. E poi Alessandro, quando l'Arezzo ha toccato i vertici, cioè quindi è arrivata in Serie B, aveva sempre il presidente aretini. Non è un caso. Però è difficile fare calcio ed è difficile fare sport in questa città. Come mai? Che idea ti sei fatto? Allora, noi grandissime eccellenze nei sport maggiori, diciamo così, non le abbiamo mai avuti, perché alla fine calcio Serie B, pallavolo, pallacanestro comunque in serie minori. E, come dicevo prima, abbiamo al contempo invece tantissime squadre di livelli dilettantistici. Probabilmente ci è mancato negli anni quello che magari hanno avuto in altre città grandi investitori locali, no? Mi viene in mente quello che ha fatto Benetton a Treviso, mi viene in mente, insomma, tutta quell'esperienza positiva per esempio per quanto riguarda la pallavolo e la pallacanestro. Sì, pallavolo, pallacanestro e anche, se non vado errato, anche con il rugby, no? E anche, bravo, e anche con il rugby. Mentre diciamo che nei sport cosiddetti minori soddisfazioni ce ne sono state comunque, parliamo di anni passati, ma ricordiamoci sulla box, ricordiamo anche sulla con Efren Calamati per esempio, ci sono stati anche altri titoli prestigiosi nella ginnastica, nel judo, insomma, diciamo che qualcuno si dimentica le due squadre aretine di ciclismo che arrivarono ai grandissimi vertici. Guarda, quella è un'altra esperienza. Guarda, è un'altra esperienza. Io
tra l'altro avevo la fortuna che mia mamma ha lavorato per un da quando ha iniziato a lavorare fino alla pensione nella Del Tongo. Quindi ho vissuto quell'epoca di Saronni, tra l'altro io da grandissimo tifoso di Moserno. Quindi, però era, e mi ricordo benissimo il circuito degli assi che veniva corso, se non erro, il 25 aprile, ma non vorrei sbagliare, in centro storico. Quando nel centro storico, via Bozzi, ancora c'era il pavé. Ma mi ricordo quella grandissima affluenza di pubblico, quella felicità che portavano appunto le due squadre che erano la Del Tongo e la Fancucina. Era un derby, Era un derby. Poi c'era una rivalità molto accesa tra Saronni e Moserno. Tipicamente italiana. Tipicamente italiana. E devo dire che in quel periodo, proprio per questa passione che comunque mi piaceva a tutta la mia famiglia andare a vedere ciclismo, sono andato anche spesso a vedere anche dei campionati mondiali di ciclismo. Sono andato in Spagna, sono andato in Svizzera, sono andato in Veneto quando ci fu il campionato mondiale d'Italia. E ora non ultimamente, ma anche vedere una tappa, per esempio, del Giro d'Italia in Trentino, insomma, è uno spettacolo. Il ciclismo è senz'altro, dopo il calcio, lo sport che mi appassiona di più. Due sport completamente differenti. Bellissimo. Assolutamente differenti. Lì dopo, probabilmente lì da una parte diciamo che è uno sport molto più individuale, anche se anche nel ciclismo la squadra conta, e dall'altro invece il calcio, dove la coralità e l'equipe, l'affiatamento di un gruppo è senz'altro fondamentale. E devo dire che questa nazionale, tornando al tema un po' degli europei, devo dire che vedo un grande spirito di gruppo, e poi vedo dal punto di vista calcistico una cosa che spesso non, cioè, noi veramente facciamo un pressing, recuperiamo palla, fisicamente stiamo davvero davvero bene. Ho visto una squadra recuperare palloni, ripartenze, veramente una squadra che mi sembra completa in tutti i reparti. E mi devo anche richiedere su Mancini, perché a me non è che Mancini sinceramente mi è sempre stato e invece devo dire simpatico, come allenatore qua si sta dimostrando un trascinatore bravo, quindi. Ma lo sai qual è secondo me il segreto di Mancini? Che se veramente ha usato molta molta intelligenza, lui sta facendo in questo momento il selezionatore, non l'allenatore, e lo psicologo. E qui, ma te ricordanzi di un centrocampo così forte? Qui c'è da lasciare fuori qualcuno. Verratti, che ieri sera è rientrato, ha dimostrato di essere un giocatore d'un livello veramente stratosferico, rischia magari di rimanere fuori, perché chi toglie? Allora, guarda, io vedevo anche per esempio un altro giocatore, senz'altro Verratti, che se non avesse avuto l'infortunio probabilmente sarebbe partito titolare, ma io vedo anche uno come Chiesa, va bene? Cioè, Chiesa in questo momento è la seconda scelta di Mancini, ma perché? Perché ha comunque davanti dei giocatori che stanno sviaggiando in maniera impressionante, quindi abbiamo due squadre, secondo me, di giocatori per fare due squadre di altissimo livello. Come in tutte le cose ci vorrà anche un pochino di fortuna, perché comunque per diciamo, arrivare in avanti senza fare citazioni che poi magari ci dobbiamo rimangiare, ma insomma un po' di fortuna in queste competizioni ci vuole, specialmente ora che da sabato andremo a giocarsi nei 90 minuti o comunque o Austria o Ucraina, no, il momento in cui andremo in onda saprete già l'avversario dell'Italia. Noi in questo momento stiamo registrando, ma non lo sappiamo, perché tra poche ore ci sarà questa sfida che deciderà il futuro dell'avversario che l'Italia troverà a Wembley sabato. C'è questa analogia, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, con un'altra grandissima nazionale che fiammò i cuori di tutti gli italiani e che è rimasta profondamente nel cuore, grande anche quella del 2006, per carità, che fece un'impresa senza precedenti, però insomma quella dell'82 quella è stata, ripeto, dal punto di vista, anche perché non se lo sognava neanche uno. Neanche se ti scolavi una bottiglia di Jack Daniels, andavi a letto, o ti sognavi di vincere. Eravamo senz'altro favoriti. Ti aggiungo anche che dopo la prima fase
continuavamo ad essere assolutamente depresso, tre pareggi strimizziti, però ecco, poi c'era tutto il discorso del calcio scommesso, insomma, alla fine è stata veramente una cosa eccezionale, un gruppo importante con comunque anche dei professionisti che eccellevano, insomma, ti ha ricordato all'inizio Paolo Rossi veniva fuori da anni, diciamo, molto due anni di squalifica, era entrato un mese prima del mondiale, quindi lì ci fu la grande intuizione del mister Beazzotti di portarlo, perché non era scontato. E poi lui, dopo la prima fase appunto di difficoltà, poi ha fatto vedere tutto quello che era un grande bomber, un grande uomo dell'area di rigore, e dispiace davvero che il destino ce l'abbia portato via così tanto presto, perché 2020 è terribile da tanti punti di vista, sì. Tra l'altro lui è una persona, al di là del calcio, una persona eccezionale, legato tantissimo anche al nostro territorio. Esatto, viveva a Cennina, no? Cennina, sì. Bucine, praticamente. Sì. Si può prendere l'esempio del calcio per fare un po' un parallelo con l'Italia, no? Nei momenti difficili, sia nel calcio che in tanti altri settori, l'Italia ha sempre reagito, si è sempre rialzata, è sempre andata avanti, al di là di tutte anzi, nelle difficoltà che gli italiani trovano le risorse incredibili. Cioè, quella nazionale era praticamente, si veniva da anni veramente pazzeschi, perché nessuno poteva neanche immaginare. Ma rifacendo anche la storia dei nostri giorni, ricordiamoci che l'Italia non si è qualificata agli ultimi mondiali, ha fatto un buco clamoroso e incredibile, eppure è entrato Mancini, non abbiamo mai più perso, e poi abbiamo eguagliato il record di vittorie che era stato stabilito da Pozzo di fine anni 30. Sì, è una particolarità della nostra nazione, degli italiani in sé per sé. Noi ci gasiamo, noi eccelliamo per solidarietà, eccelliamo, veniamo fuori nei momenti di appunto difficoltà e ne veniamo fuori alla grande. E quello che probabilmente è sempre mancato, quello che non è senz'altro una caratteristica del nostro paese, è la programmazione. Ecco, questo in generale, ci sono in tutti i settori, noi appunto facciamo le cose bene quando siamo presi, diciamo, per il collo, come suol dire, in emergenza, ma quello che ci manca è una programmazione a lungo termine, e spero che con tutte le risorse che arriveranno nel nostro paese a seguito del recovery plan, di tutte le risorse che arrivano dall'Europa, possiamo anche fare un salto di qualità in tutta una serie di opere pubbliche, per esempio, che necessitano in questo paese. Mi viene in mente, per esempio, tanti investimenti che potremmo finalmente fare anche nella sanità pubblica. Noi abbiamo, da questa pandemia, diciamo, abbiamo senz'altro capito l'importanza della sanità pubblica, e l'altro aspetto molto importante che abbiamo tratto da questa pandemia, l'importanza anche della digitalizzazione dei mezzi informatici. Ecco, su questi due settori senz'altro le risorse che arriveranno dovranno essere investite in maniera massiccia, perché probabilmente negli anni futuri di situazioni come queste, magari, spero, mi auguro, non così tragiche, ma si potrebbero verificare, e essere pronti con una sanità pubblica che non è solo l'ospedale, ma anche appunto la sanità che ha contatto con le persone, quindi anche quella, tutto il sistema della sanità di territorio, penso che, ecco, sarà veramente il futuro. Allora, siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio, mi auguro anche un balzo in avanti a livello di battaglia civile. La cito spesso nel corso di questa trasmissione, la legge Zan. Io credo che sia uno spartiacque fondamentale per il futuro e per dare più civiltà a questa nazione.
Allora, la nostra nazione è rimasta indietro su questi temi rispetto a tante nazioni europee. Diciamo che c'è stato un periodo, diciamo un paio di governi fa, che qualche accelerazione sul tema del riconoscimento dei diritti è stato fatto. La legge Zan considero che sia una legge altrettanto importante da portare avanti, perché io come principio generale dico che tutto quello che si può dare a qualcun altro, tutti i diritti che si possono dare a qualcun altro, senza che questo vada a limitare i diritti di quelli che ce l'hanno già, per me non si dovrebbe neanche discutere, non dovrebbe essere proprio oggetto di discussione. Assolutamente, Vuol dire c'è spazio concordo per in pieno. tutti e appunto dare più diritti a tutti senza togliere ad altri mi sembrerebbe una questione appunto di civiltà. La libertà, La insomma, libertà. questa parola affascinante che certe volte ne viene fatto un uso distorto, no? Cioè, viene fatta un'interpretazione completamente distorta di libertà, ma è fondamentale, è il rispetto del prossimo, e quindi mi sembra che sia quantomeno scontato che questa legge alla fine arrivi alla fine del suo percorso. Allora, grazie ad Alessandro Caneschi, noi siamo giunti al termine e quindi, vabbè, Ma grazie, grazie a te auguriamo. Massimo, grazie a tutti gli amici di Cartube, grazie anche alla GP Motor che comunque ci consente di fare, ti consente a te in primis di fare queste trasmissioni e grazie per tutto quello che fai per questa città perché di persone serie, di persone preparate, di persone che fanno il proprio lavoro con questa passione come metti te, non è che ne troviamo così, così tante. Quindi veramente in bocca al lupo per il Grazie, futuro. grazie, grazie anche a te. In fondo, insomma, lo dico spesso ai miei amici, quelli della mia generazione, non avevamo fatto sogni complicati da ragazzi. Speriamo, insomma, di vedere un'Italia migliore, ecco, Un mondo quindi migliore, un mondo migliore. grazie, grazie mille. Grazie a voi. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.